cosa risaputa, uno scapolo in possesso di un buon patrimonio ha bisogno soltanto di una cosa. E questa cosa si chiama moglie. Così quando un ricco giovanotto si stabilisce qui, noi altri, da bravi vicini, subito lo consideriamo proprietà di una o l'altra delle nostre figlie e di quelli che sono i suoi sentimenti o le sue opinioni. In proposito, è chiaro, non ci importa granché. Il nostro Orgoglio e Pregiudizio è uno spettacolo che chiaramente si ispira a un famosissimo romanzo di Jane Austen, ma nello stesso tempo è anche un percorso che io porto avanti da molti anni sul teatro italiano e sulle forme del teatro in Italia. È uno spettacolo che ha molti stili, dalla canzone, con dei momenti perfino un po' musical, alla danza, al vaudeville, alla farsa, momenti invece con scene molto più realistiche e concrete. L'ambientazione non è assolutamente storica, non mi interessava assolutamente raccontare in maniera succinta la vicenda di Orgoglio e Pregiudizio, perché soprattutto penso che la cosa più importante, se uno vuole veramente conoscere il libro di Jane Austen, sia di leggersi il libro di Jane Austen. Povero Pulcinella innamorato! È un'assoluta rilettura, adattamento, tradimento, ragionamento attorno a, e non è quindi assolutamente una trasposizione, anche perché poi insomma sarebbe stato impossibile, perché chiaramente 400 pagine come si fanno per portare a teatro, ma soprattutto in generale secondo me come si fa a portare a teatro un romanzo. A meno che uno, diciamo, insomma, non riesca appunto di fare delle scelte diverse, per esempio tipo come ha fatto Ronconi col pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda, dove praticamente portava in scena anche le didascalie. Con la Austen sarebbe stato complicato, perché in realtà la Austen è o soltanto dialoghi o soltanto fondamentalmente delle lunghissime descrizioni. Quello che quindi è il nostro Orgoglio e Pregiudizio è uno spettacolo che io non ho, diciamo, vergogna a usare l'aggettivo popolare. Orgoglio e Pregiudizio che aspettiamo a teatro.